Buonasera a tutti, io sono Stefania Magri e lavoro nell'ufficio di modellistica marina di Arpa Liguria. Domani la mia collega Patrizia De Gaetano vi presenterà una panoramica di quelle che sono le applicazioni modellistiche a supporto delle attività di Arpa Liguria. Questa sera invece io brevissimamente vi presenterò invece alcune attività nell'ambito di due progetti europei, il progetto MareGo e il progetto Sedriport. Sono due progetti finanziati dal programma Interreg Italia-Francia Marittima e quindi coinvolgono un territorio transfrontaliero che include la regione Toscana, la regione Liguria, la regione PACA, la Corsica e la Sardegna. Quindi una delle caratteristiche è quella di cercare di affrontare delle tematiche superando i limiti amministrativi ma quindi con una visione più ampia. Non solo, una delle sfide dei progetti europei è quella di mettere allo stesso tavolo dei soggetti con competenze diverse, quindi abbiamo gli enti territoriali, le regioni, i comuni, le agenzie per l'ambiente, enti di ricerca, CNR, ISPRA, le università, e quindi lavorare, condividere le proprie competenze e conoscenze per affrontare una tematica comune. In questi progetti vengono individuate delle aree pilota all'interno delle quali vengono sperimentate delle tecnologie o delle metodologie che però hanno con lo scopo di testare appunto delle metodologie innovative, ma per trovare dei protocolli, delle metodologie che possano poi essere standardizzate e replicate in altre aree. Il progetto MareGo, che vedete qua nella slide, affronta il tema dell'erosione costiera. Lo scopo di questo progetto è quello di identificare dei piani di gestione integrata della fascia costiera. In questo progetto l'area pilota per la regione Liguria è una zona del Levante Ligure che va da Moneglia a La Spezia. In quest'area Arpal realizza un modello di propagazione del moto ondoso dal largo verso costa per diverse direzioni del moto ondoso e diversi periodi di ritorno. Vengono realizzati dei modelli di dettaglio alla scala del singolo paraggio e quindi con una risoluzione che è di circa 5 metri per andare a studiare qual è la fascia dinamica della spiaggia. Quindi qual è quella fascia che è interessata dal run-up, dall'inondazione. Studiando il moto ondoso, quindi si può studiare quali sono le correnti indotte dal moto ondoso e quindi con un modello di trasporto dei sedimenti quali sono le zone che sono interessate dall'erosione costiera. Passo velocemente, comunque i poster sono esposti quindi poi vado veloce, ma per qualsiasi domanda sono qua. E invece il progetto Sedriport tratta la tematica dell'insabbiamento delle zone portuali e la gestione dei rischi, vediamo se riesco, no, ho sbagliato, e la gestione dei rischi legati a operazioni di movimentazione dei sedimenti. Qua forse. Okay. Vediamo se riesco a inquadrare qualcosa. Allora, l'area pilota per la Liguria è il porto della Spezia. Qui vedete un'immagine della rada e in questa zona Arpal, in collaborazione con ISPRA, realizzano un'applicazione modellistica per lo studio dei rischi ambientali, in particolare dei rischi fisici legati alla movimentazione dei sedimenti durante le attività di dragaggio. Quindi viene realizzato un modello di circolazione all'interno della rada della Spezia, viene studiato l'idrodinamica del sito, caratterizzata l'idrodinamica del sito per un periodo di un anno, per proprio poter studiare qual è la variabilità dell'idrodinamica delle correnti durante un anno, quindi la variabilità stagionale. Sulla base di questo studio idrodinamico verranno poi simulati degli scenari di dragaggio con diverse tecnologie in diversi periodi per andare a valutare quelli che sono gli effetti del plume di torbida, quindi quali sono le aree
affette da risospensione, trasporto e risedimentazione dei sedimenti nell'area pilota. Tutte queste risultanze modellistiche verranno poi analizzate attraverso una metodologia sviluppata da ISPRA, si chiama metodologia DREAM, che attraverso degli indici statistici e delle mappe permette di valutare proprio le zone di maggiore influenza delle attività. Anche qua questa metodologia che viene testata ha poi lo scopo di essere replicata ovviamente in altre zone, e anzi questa metodologia è in linea con quanto sviluppato da ISPRA nelle linee guida sul, non mi ricordo come si chiamano, sulla modellistica. Grazie.